Anche il nostro Bulun ha la seconda crociera delle maschere italiane. Quali sono state le tappe e anche qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Dunque, noi dal 2019 facciamo parte del Centro Coordinamento Maschere Italiane, che è questa associazione di cui tra l'altro io sono tesoriera, quindi sto nel consiglio direttivo, e questa associazione appunto che ha la finalità di promuovere le maschere italiane. Le maschere italiane sono un patrimonio culturale enorme in Italia, non si parla solo di maschere carnevalesche, ma ovviamente anche di maschere della commedia dell'arte, per esempio. Pulcinella non rappresenta un carnevale, a Napoli non c'è un carnevale, però Pulcinella è una grande maschera, così come Arlecchino. L'associazione, il presidente, abbiamo deciso insieme di organizzare questo seconda crociera. È andata la prima molto bene, quindi si è pensato, eravamo in 120 maschere quest'anno, siamo saliti sulla Costa Smeralda e abbiamo fatto il giro del Mediterraneo, abbiamo toccato Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Palma de Mallorca, Barcellona e Palermo. Ad ogni tappa ovviamente abbiamo avuto degli incontri istituzionali. Per esempio a Barcellona siamo andati al consolato italiano, abbiamo incontrato il console, abbiamo incontrato la direttrice della Casa degli Italiani, poi abbiamo fatto una passeggiata sulla Rambla, così a Marsiglia, a Civitavecchia siamo ovviamente andati a Roma e ci ha accolto per il presidente Fontana la nostra onorevole Giorgia Latini all'interno della biblioteca della Camera dei Deputati, che è una biblioteca meravigliosa dove c'è tutta la storia dell'Italia repubblicana, insomma. E quindi, insomma, tanti momenti ufficiali e ufficiosi, nel senso che ci siamo concessi anche passeggiate in costume, dove c'è stata la possibilità di parlare con la gente e di promuovere ognuno la propria maschera e in generale comunque le maschere italiane. Quindi un momento di grande promozione, faticoso, devo dire, non credevo, veramente molto faticoso, però sicuramente con un ottimo risvolto promozionale per le maschere e per il Bulun e per il carnevale.